Chuck si parte, domani prende il via a Ischia nella suggestiva e stupenda cornice del Castello Aragonese la 21esima edizione dell'Ischia Film Festival. Si tratta di un'edizione storica in quanto è il primo festival cinematografico internazionale che si tiene nell'Italia dell'emergenza sanitaria da coronavirus ed è ormai tutto pronto per l'inizio della nuova edizione che può essere seguita sia sul web che sul castello, come ci ha spiegato il patron Michelangelo Messina. Sì, devo dire più che una soddisfazione, insomma una grande responsabilità che ci pone al centro, voglio dire, dell'Italia con questa iniziativa regionale e chiaramente isolana, dove ci vede protagonisti, insomma, perché siamo il primo festival cinematografico internazionale per l'appunto ad aprire i battenti con presenza di pubblico e ospiti che inizieranno ad arrivare scaglionati, uno al giorno, chiaramente per le normative Covid. Soltanto nella giornata di domani avremo due ospiti. Inauguriamo il festival con Francesco Di Leva, che è il protagonista del film di Mario Martone, il sindaco del Rione Sanità, e poi abbiamo il premio alla carriera a Sergio Rubini, dove ci sarà poi la proiezione del suo film Il Grande Spirito. Questa prima giornata ovviamente sarà dedicata a tutti i caduti del Covid-19, in particolar modo noi lo dedicheremo a Liam O'Neill, che era un regista irlandese, tra l'altro che aveva iscritto la sua opera al festival, al concorso, e quando gli abbiamo comunicato che era stato selezionato, la moglie ci comunicò che 4 giorni prima Liam era deceduto proprio per il coronavirus. Pertanto, come omaggio, noi proietteremo, insomma, la sua opera, che è Kathleen, praticamente, che lui aveva presentato al Covid, proprio per ricordare tutti i caduti del Covid, in questo caso proprio della categoria cinematografica. Possiamo fare già un bilancio circa le prenotazioni che ci sono state sul web e poi anche per quanto riguarda la presenza del pubblico sul Castello Aragonese? Sì, devo dire, sul web la possiamo già fare, perché nell'attimo in cui abbiamo lanciato subito dopo la conferenza stampa la piattaforma digitale, che ricordo che è www.ischiafilmfestivalonline.it, abbiamo avuto nell'arco di 24 ore già circa 1000 accreditati per vedere le opere online, che voglio ricordare che sono circa 80. Mentre invece per quanto riguarda le prenotazioni al castello bisognerà aspettare domani, perché ricordo che le prenotazioni al castello possono avvenire soltanto nella giornata in cui la sera si svolge l'incontro e la proiezione del film, dove compare il form per l'accredito sotto al film a partire dalle 10 del mattino fino alle ore 19 e uno può registrarsi praticamente per poi partecipare la sera. Ricordo che sono soltanto 100 posti a sedere, sempre nel rispetto delle normative Covid, pertanto insomma bisogna anche un attimo affrettarsi alle 10 del mattino per prendere il posto per la sera. Pertanto giorno per giorno si prenota e lì potremo avere un bilancio subito dopo la prima giornata. Quali saranno gli altri ospiti in questa lunga settimana di film festival? Beh, ogni sera in realtà avremo uno o più ospiti, dico più perché c'è anche una sera dove avremo l'intero cast dell'Amica Geniale con le due protagoniste, con i rispettivi mariti, amanti nella finzione scenica. Ci sarà Lillo e Greg, avremo Giampaolo Morelli, ci sarà Carlo Luglio con un'anteprima che è Il ladro di Cardellini, poi avremo altri due film con i loro ospiti, con Alessandro Roia, e infine concluderemo praticamente sabato 4 luglio con Marco D'Amore con la sua prima opera da regista, che è L'Immortale.